In chiusura del comitato, ovviamente non poteva mancare un'intervista a Franco Levi, che ha qualcosa da dirci. Non so se ha presentato qualche documento, però insomma è abbastanza agitato. Una raccomandazione, credo. Sulla nostra mailing list Google Groups Comitato Radicali Italiani c'è un testicolo che sarebbe un piccolo testo e anche un piccolo test, un esamino. Perché se io, Giorgio Paga, no, l'ho accusato di una minima dose di tutti i crimini da lui perpetrati, ma la minima dose da me esposta è più che sufficiente per venire a querelarmi o per venire a spaccarmi il muso. Risultato? Ogni volta che c'è un comitato, un congresso, che lui scappa da anguilla insaponata, come fanno tutte le persone che hanno la coscienza sporca. Ma questi crimini quali sarebbero? Allora, io già da Tirana 2002 ho cercato di parlargli e lui scappa. Noi abbiamo mandato cene. Oltre ai pacchetti, eccetera, per esempio la Marizzi e io per anni abbiamo dati 1500 euro, che sono i due pacchetti, 590-590, più 160 e 160 che fa 320. Altre persone hanno mandato, precisando, Aera Onlus Pro Trivoluzione, le cene per capovolgere le Nazioni Unite, tutte queste cene dovevano appunto in partenza, vanno date a Kofi Annan e ai suoi successori. Hai presente Kofi Annan? È lui anche amico di Giorgio Paganò, che si è fatta la Oil for Food, come l'altro Firmigoni, Roberto Firmigoni, quando i nostri italiani in Iraq erano tenuti come scudi umani, lui ogni settimana faceva un viaggetto a Baghdad e tornava indietro con un italiano, due italiani da lui liberati. Per ogni viaggetto che faceva si comprava un bel po' di petrolio al nero da Saddam. E questo gli ha permesso di mettere da parte qualche soldino per l'acquisto, come stava facendo, di un aeroplanetto da 50 milioni di euro atto a raggiungere Antigua, Santa Lucia, San Martin, i paradisi fiscali in confronto ai quali Livigno fa ridere. O Lussemburgo anche fanno ridere, e lui si portava là tutti questi quattrini e stava facendo un collegamento tra il San Raffaele e Linate per poter in qualsiasi momento partire e svicolarsela. Dunque tutte queste cene sono desaparecidas e non sono mai arrivate, dovevano servire per andare in due, in dieci con e Marco Panino. Panino è presente? E Marco Panino conosci? E Marco Panino, Sinte, Emma Bonino, Marco Pannella e Marco Panino, per andare a portare quei soldi in quella speciale banca sudcoreana che si chiama Ban Ki-moon. A dirgli adesso noi vogliamo che alle Nazioni Unite, invece dell'Assemblea dei Generali e del Coniglio di Insicurezza con membri permanenti, semipermanenti, poi ci sono quelli anche con le mesh e poi i membri come si chiama, la cotonatura, i membri permanenti. Noi vogliamo che invece dei delegati, degli ambasciatori di nomina regia, cioè di nomina raggia, cioè nominati dai dittatori,
di quei 198 paesi rappresentati a Palazzo di Vetro piuttosto che a Addis Abeba o a Ginevra o nelle varie sedi alla FAO, all'UNESCO, all'UNICEF, sì e no 30 possiamo dire che sono paesi democratici, che poi sempre si è visto che ci hanno sotto la tara e la zavorra. Invece vogliamo che ogni 6 milioni di abitanti o frazione, ogni Stato abbia due delegati, uno eletto con l'uninominale anglosassone monoturno e uno sorteggiato. La democrazia semi-elettiva, semi-estrattiva. Quelle cene sono tutte sparite, come dove non si sa, finché non è arrivata una delle schiave, una delle vittime di Giorgio Paganò, Daniela Giglioli, ha detto: sai, tu l'anno scorso mi hai dati 300 euro, qui a noi non danno un soldo, dammi ancora 300 euro. Io avevo detto: guarda, intanto erano 320, no, due volte 160, e altri hanno mandato chi tanto chi poco, e servono per andare da Ban Ki-moon a dirgli: capovolgi le Nazioni Unite. La maggioranza dei mondo senatori eleggerà il mondo governo, e questo è per rimediare alle malefatte di quelle brave persone che si incontrarono a Bandung, a Yalta, eccetera. Uno si chiamava Charles de Gaulle, uno si chiamava Truman, prima Franklin Delano Roosevelt, che nel frattempo era passato a miglior vita. Uno si chiamava Josip Giudashvili, in arte Stalin, e un altro si chiamava Winston Churchill, che è sempre stato il più dritto e il più sporco di tutti, perché faceva sempre combutta con Mussolini, con tutti. Poi li faceva fuori, perché è una vecchia tecnica, no? Io faccio il pappocchio con te, prendo i vantaggi, tu cominci ad agitarti e io ti do una bella camomilla e non ti agiti più e dormi per sempre, capisci? Ecco, ora tutto viene Daniela Giglioli: mi hai dati 300 euro l'anno scorso, qui non ci danno un soldo, dammene ancora. Intanto quello lì, Giorgio Paganò, con Danilo V primo, continuava a fare lavorare tante schiavette sotto la nobile facciata di Era Ora. Quando io le ho risposto così, Daniela Giglioli è scappata. Eravamo all'Hotel Summit durante uno dei nostri congressi degli impannellati, e Giorgio Paganò le ha proibito di avvicinarsi a meno di 20 metri da me, perché io sono pericoloso. E ti ho detto, sono venuto qui tante volte, anche quando c'è un'assemblea, c'è un congresso, c'è un comitatone, vado giù, riesco a entrare a Era Ora se Giorgio Paganò e il Geminga in quel momento, e le signorine schiave che sono lì si illuminano in volto: oh, meno male sei venuto a liberarci dal negriero. Si dico: a che ora arriva? Vorrei parlare col negriero. E niente, dopo vengo su, arriva, dice: tu sei l'ultimo arrivato e hai già fatto un sacco di disastri. Dico: senti, parliamo, vieni qua. No, io sono uno che lavora, ciappa su e torna qua, ciappa su e porta qua, e non lo vedi più. Ora, siccome è noto quel signore lì per il suo modo di rapinare la gente, e quanto io dico è stato confermato, perché fa tutto in combutta con Moni Ovadia, che è il peggiore degli antisemiti, e ha rapinato lui tutta la comunità ebraica di Milano, di Roma, d'Italia, ed è sempre stato una longa manus, per esempio, di Todor Zhivkov, che era
il dittatore della sua natia Bulgaria ed è sempre stato quello che ha confermato di essere negli ultimi tempi, perché lui e Gad Lerner sono comunisti stipendiati dai Licresti e hanno prosperato loro con le TV dei Licresti. Hai presente lì Salvatore Licresti, ingegnere honoris causa, e Ionella Licresti, ingegnere honoris causa? Ecco, adesso vedi quello che sta succedendo con Expo 2015, che è tutto bloccato perché sono riusciti a restare in tempo una piccola parte della gang del buco, la banda del buco, quei signori Rognoni and Company che sono della 'Ndrangheta, perché ho documentato io in mille modi che il boss della 'Ndrangheta è tale Elio Veltri, ex sindaco di Pavia, insieme col clan Rognoni. Hai presente Virgilio Rognoni, già ministro dell'interno, nato a Corsico e laureato a Pavia alla scuola al Ghisleri? Ecco, tutta quella banda è lì. Non so se hai sentito parlare della clinica Santa Rita, dell'ospedale San Raffaele di Milano, che poi appunto sono di Segrate, Milano 2, il giro è quello, però il capostipite della ditta è l'ospedale, quello lì di Pavia, come si chiama? Ma sì, quell'altro intestato, l'ospedale, che ha il nome del generale lì della Guardia di Finanza, che per avere partecipato alla resistenza e ha dato una importantissima spallata per buttare giù il fascismo, poi i camerati non gliel'hanno mai perdonata. Ma tornando appunto a questa tua accusa che fai a Giorgio Pagano, mandiamogli un messaggio e poi ovviamente gli daremo diritto di replica. E vieni qua e parliamo in pubblico invece di dire che tanto lui li ha presi perché io li avevo dati all'associazione Luca Coscioni. Infatti era perché la gestisse questa cosa, però l'associazione Luca Coscioni non l'ha mai vista questa roba. E ti posso dire che venerdì a Milano c'era proprio una discussione sul caso Stamina, sulla libera ricerca scientifica. C'era la Vinetti, mi ha affidato i migliori saluti per Maria Antonietta Farina Coscioni. Speriamo di poter parlare anche di queste cose, perché molti, questa libera ricerca per esempio sulle staminali, si mette: ah, la stamina, che imbroglio, siete tutti imbroglioni, siete tutti assassini, siete tutti macellai e fate finta di essere chirurghi. Ecco, grazie a quelli che hanno sempre agito così, perché io ho visti questi di Gladio arrivare da tutte le parti a distruggere dall'interno il Partito Repubblicano Italiano. Si chiama Francesco Gironda, principe del Canneto, che è risultato uno dei capi di Gladio. L'altro, suo fratello Buonanima, dai monarchici, dove erano partiti, erano passati i liberali. Aspetta, Franco, qua mo stiamo parlando di Gladio, abbiamo leggermente deviato. Dimmi soltanto adesso, perché abbiamo fatto parecchi minuti, il giro è quello. Ok, dimmi un commento in chiusura di questo comitato e poi chiudiamo la intervista. Questo comitato ha preso atto della necessità di fare la levitazione magnetica, meglio detta AVE de metrò. C'è il magico Maggi che pare abbia capito che per lui è una medaglia d'oro sentirsi dire: tu sei contro la metropolitana. Bisogna essere contro la metropolitana, ma noi siamo radicali, non facciamo proteste, facciamo proposte, e dunque proponiamo la levitazione magnetica, meglio detta, poi
ma la grotta è chiusa ma esiste sempre. Bastano le ecoballe della Campania con reflo petrolio per darci tutti gli idrocarburi di cui l'Italia ha bisogno per 3 anni almeno. Poi ci sono le balle e le ecoballe della Toscana e della Sicilia, della Val d'Aosta e del Triveneto. Ecco, e dunque, e poi soprattutto la fusione fredda. Perfetto, Franco Levi, ti ringraziamo, al prossimo comitato arrivederci, Franco Levi su Libri TV, anche prima volendo, certo. Ciao Franco.